Immobile, Luis Alberto, Anani, Felipe Anderson. La Lazio cambia e segna, vince e diverte. Ruotano gli interpreti, ma il risultato rimane invariato. Non stupisce allora che l'attacco biancoceleste sia il più prolifico di Italia, il quarto in Europa dietro solo a corazzate come Manchester City, Paris Saint-Germain e Barcellona. La qualità offensiva a disposizione di Inzaghi è impressionante, molto probabilmente la più alta dell'era Lotito. Classe, esperienza e fame in un mix esplosivo, affidata ad un allenatore che fino a qualche anno fa sapeva bene come fare gol. Il risultato quindi è garantito. Anche quando si fa male, il capocannoniere della squadra, ma i compagni riescono comunque a segnare 8 gol in 2 partite. Numeri impressionanti, alimentati da una coppia che fino a qualche giornata fa sarebbe stata definita strana. Un po' per l'assenza di minuti giocati insieme, un po' per il ruolo inedito che gli ha affidato Inzaghi. Felipe Nani, esterni di professione ma all'occorrenza anche punte veloci, capaci di scambiarsi di ruolo togliendo punti di riferimento alla difesa avversaria. Uno si inserisce, l'altro va a prendersi la palla sulla tre quarti, anche a ruoli invertiti. Così hanno tagliato la difesa dell'Udinese, come in occasione del secondo gol, assist del brasiliano e piattone del portoghese. Stessa lingua, stessa voglia di riscatto. Felipe dopo i 6 mesi passati fuori dal campo, per un infortunio che l'aveva reso triste. Nani dopo l'avvio complicato, per vivere di qualche problemino fisico che ne ha rallentato l'inserimento. Ora però si sono messi tutto alle spalle, hanno iniziato a correre e non vogliono più fermarsi. Dal primo minuto a partita in corso, possono essere decisivi in qualunque modo, anche insieme. La strana coppia è diventata già un'ulteriore possibilità per Inzaghi, che potrà aspettare Immobile in tutta tranquillità.